Buongiorno a tutti, siamo sempre alla Fiera Didacta di Catania. Oggi parliamo con la dottoressa Daniela Bagattini, che è collaboratrice di ricerca presso Indire, e con Aretha Shobirai della ONG Oxfam, ONG che si occupa in particolare del tema della disuguaglianza dovuta alle povertà educative, ma lei in particolare coordina un progetto molto importante che riguarda il tema della parità di genere. Voi avete elaborato uno strumento per aiutare le scuole a monitorare il loro livello, diciamo, di inclusione e la loro capacità di fare cittadinanza globale, di lavorare per la cittadinanza globale e per appunto lavorare sulla parità di genere. Di cosa si tratta, dottoressa? Si tratta di uno strumento di autovalutazione, quindi la scuola, e qui sarebbe importante che la scuola lavora, diciamo, complessivamente cercando di coinvolgere diversi livelli di persone che hanno a che fare con la scuola e la comunità educante più ampiamente, possono adattare questo strumento, una autovalutazione che misura, appunto, come diceva lei, loro performance rispetto a 5 macro aree: la leadership della scuola, il curriculum, le relazioni e le socializzazioni, gli ambienti fisici e la comunità. Questo, diciamo, autovalutazione poi genera dei livelli che diciamo, sono abbinati con raccomandazioni, suggerimenti, ma anche tante risorse didattiche che possono aiutare poi la scuola di lavorare sulle loro debolezze per quanto riguarda la parità di genere. Senta, dottoressa, ma normalmente quando nelle scuole si parla di valutazione c'è sempre qualche titubanza. Forse però invece parlare di autovalutazione può essere più stimolante, è così? Direi di sì, abbiamo visto con la sperimentazione che stiamo portando avanti con Indire che nel momento in cui la scuola ha la possibilità di autovalutarsi, stimola una riflessione molto importante che poi appunto viene vissuta anche dal basso, quindi tutte le persone coinvolte si sentono parte anche di questo percorso. Bene, grazie. Ecco, dottoressa Bagattini, ma l'Indire in tutto questo che cosa fa? Cioè come interviene in questo progetto? Allora, l'Indire ha inserito questo progetto in un macro progetto che si occupa di parità di genere e va insieme a Oxfam a seguire alcune scuole che abbiamo scelto per vedere come funziona veramente questo strumento. Quindi abbiamo seguito in quattro istituti comprensivi toscani, quindi molte scuole, perché si tratta dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, questo processo di autovalutazione. È molto interessante perché quello che abbiamo visto, come diceva la collega Aretha, è che proprio nel discutere e nel parlare si va anche a capire quali sono i propri bisogni. Quindi abbiamo seguito l'autovalutazione ma anche poi la progettazione degli interventi, nel senso che le scuole hanno scelto poi su quale area più critica intervenire e stanno andando a lavorare su quella, ad esempio una rivisitazione degli spazi, cambiare colore ai bagni che erano troppo connotati con il rosa e l'azzurro, ragionare di cosa fare con le divise scolastiche, parlare dei libri di testo da adottare. Insomma, i temi sono tantissimi su cui può lavorare la scuola. Senta, questo tema delle disuguaglianze legate alla povertà è un tema sempre più rilevante nel nostro paese. Certo. Voi cosa state osservando? Stiamo osservando che nel tempo questo tema diventa sempre più rilevante e nello specifico per quello che stiamo facendo, insomma, nel nostro gruppo di ricerca, anche le questioni di genere fanno parte di questo tema, perché nel momento in cui si aggiungono magari a delle disuguaglianze sociali anche una concezione di sé legata a degli stereotipi, i ragazzi e le ragazze sono più deboli anche nello scegliere il loro futuro. Grazie, grazie. Senta, Aretha, ma questo problema della parità di genere è un problema, come dire, che è tipico del nostro paese oppure a livello europeo è un problema un po' generalizzato, cioè riguarda solo noi?
Assolutamente no, questa carta della parità di genere nasce tanti anni fa da un progetto di collaborazione fra tanti paesi, erano 9 paesi europei, da diciamo quelli che sembrano anche più avanti rispetto alla parità di genere come il Regno Unito o la Finlandia. Invece abbiamo visto che ci sono tanti aspetti ancora che mostrano debolezze. Sicuramente l'Italia ha diciamo le sue aspetti particolari, per esempio sappiamo che la parità di genere influisce tantissimo ancora nella segregazione formativa, quindi vediamo soprattutto crescendo, quando i ragazzi e le ragazze diventano più grandi, vediamo che molto spesso proprio dovuto a una cultura basata ancora sui stereotipi di genere e discriminazioni di genere, scelgono alcuni percorsi e non possono scegliere altri percorsi proprio che sono stereotipati. Grazie. Senta, dottoressa, ma secondo lei gli strumenti normativi che oggi abbiamo nel nostro paese sono adeguati, sono sufficienti? Bisognerebbe fare di più anche sotto quell'aspetto? Allora, dopo la Convenzione di Istanbul, diciamo che il nostro paese ha avuto una grande spinta a legiferare su questo tema. Quindi io credo che non siano tanto gli strumenti normativi quelli che servono, ma il poterli applicare, perché quando si parla di inserire il tema della parità nel piano triennale dell'offerta formativa si è già detto molto. Bisogna andare a vedere, e questo come dire cerchiamo di farlo e cercheremo di farlo anche con altri progetti, capire quanto poi effettivamente questo viene realizzato. E quindi questa vostra ricerca può essere molto utile anche proprio per implementare ulteriori attività, ulteriori iniziative e magari forse anche per dare qualche suggerimento al legislatore, ma magari al Ministero, per poter migliorare le azioni che già sono in campo.